Il trofeo Mezzalama non si è mai fermato, per nessun motivo. È successo che per lunghi periodi non si sia disputato, ma come una fenice è risorto dalle sue ceneri. Il Mezzalama ha radici profonde, parte da molto lontano. È da subito la prova di sci alpinismo più alta d'Europa. Nessuna gara si era spinta tanto in alto. Il 23 febbraio 1931 muore Ottorino Mezzalama, pioniere dello sci alpinismo. È l'antefatto che innesca la storia della Maratona Bianca, dei ghiacciai, ovvero il trofeo Mezzalama. Nel 1933, il 28 maggio, nel ricordo di Ottorino Mezzalama, viene disputata la prima edizione della Maratona Bianca, già mito, già leggenda, sin dalla sua prima edizione. Ad organizzare il Mezzalama è il Club Accademico Alpino Italiano, il CAI Torino, lo Ski Club Torino, con il supporto e sostegno del quotidiano La Stampa. Con il sopraggiungere del fascismo, con le difficoltà del periodo bellico, di fatto il Mezzalama casca e cade nell'oblio. Nel 40 un'edizione platonica, non omologata. Il Mezzalama scompare per un trentennio. Negli anni 70 si disputano altre quattro edizioni, poi un nuovo stop. Bisogna aspettare il 1997 per una nuova rinascita del trofeo. È il Mezzalama dei grandi numeri. Più di 100 atleti al via e percorso allungato in testa e in coda. Partenza Cervinia e arrivo Gressoneil a Trinité. I tempi sono cambiati, soprattutto sono cambiati i materiali. Sci e scarponi diversi, a seconda della scelta optata per il classico fondo o per la tradizionale discesa. Tutto è più leggero, adattato, rinforzato, sofisticato quasi, ma assolutamente leggero. Si scende verso il ghiacciaio del Felic. È tempo di rimettere gli sci. Fra un po' le immagini delle due diverse tecniche utilizzate in discesa dagli atleti a seconda dei materiali scelti. La famosa e spettacolare raspa per i fondisti che si appoggiano sui bastoncini ben rinforzati sollevando suggestivi spruzzi di neve. Le tradizionali serpentine, invece, per i classici sci da discesa. Finisce il secolo e finisce anche l'era degli sci da fondo. Quella del 1999 sarà l'ultima edizione dove è possibile gareggiare con gli sci stretti da sci nordico. Il Mezzalama non conosce più soste. Gli atleti, provenienti ora da tutto il mondo, con cadenza biennale si presentano puntuali sulla linea di partenza. Ma non sempre tutto va per il verso giusto. Era il 2009, quando una nevicata di maggio, copiosa più che mai, obbliga la direzione di gara a prendere una decisione non facile. Ma per fortuna il trofeo ha il suo angelo custode. Quella mattina, la mattina del 19 aprile, i fiocchi di neve erano grandi come farfalle e una volta toccata terra coprivano ogni cosa. Scendevano dal cielo con la volontà di non fermarsi mai, la stessa degli organizzatori e dei concorrenti del trofeo Mezzalama. Nessuno avrebbe voluto interrompere i preparativi. Corde, pelli, casco, occhiali, tutto doveva essere pronto come niente fosse. Come se in quel momento, sopra le teste di tutti, ci fosse solo una splendida stellata. Buongiorno a tutti. Purtroppo non ho delle belle notizie. Dal punto di vista meteorologico, la situazione si è aggravata notevolmente. Abbiamo una nevicata in atto in questo momento piuttosto sostenuta e si è già fatta sentire in maniera particolare sulla zona Castore e Naso dell'Iscam. A malincuore devo dire che dobbiamo annullare la gara. Lasciamo una porta aperta e ci rivedremo tra un po' di giorni. Di giorni ne passano poco più di 10. L'adrenalina che la mattina del 19 aprile non aveva trovato sfogo è tornata in circolo. La decisione di privilegiare la sicurezza dei concorrenti unita alla volontà di voler disputare la Maratona Bianca premia gli organizzatori. Ed è partito il trofeo Mezzalama!
La cresta del Castro è un filo di neve sul quale camminare con estrema lucidità. Una qualsiasi distrazione comporta la perdita dell'equilibrio, un errore che in queste situazioni nessuno può permettersi. Né i migliori, che riescono addirittura a correre lungo questo tratto, né gli atleti più lenti, che non vedono l'ora di lasciarsi andare in discesa verso il terzo cancello, posizionato sul ghiacciaio del Felix, dove bisogna arrivare entro 5 ore e 30 dallo start. È qui che si tolgono i ramponi e scia ai piedi si prosegue in direzione naso dell'Isca. La quota scende sotto i 4.000, ma solo per poco. C'è il tempo per respirare, ossigenare cuore e cervello. La sfida si fa sempre più competitiva. A ogni edizione i tempi di percorrenza si abbassano, sono sempre più numerose le squadre presenti sul tracciato e più gli anni passano e più cresce il mito e la leggenda. Nel 2015 il trofeo Mezzalama cambia volto. Il direttore tecnico Adriano Favre decide per un'inversione di marcia. Partenza da Gressoneil a Trinité, arriva a Cervinia. È un omaggio ai festeggiamenti dei 150 anni della conquista del Cervino. Gli atleti rispondono numerosi. Sono 350 le squadre che si presentano al via con un'inedita partenza. Sci in spalla e una lunga corsa nel centro storico del paese. È un fiume in piena quello degli atleti che affrontano la prima salita. Quella che un tempo era la discesa che portava al traguardo e che decretava la fine di tutte le fatiche, diventa l'inizio di una nuova impegnativa sfida. Una salita che spezza le gambe, un vento che ti respinge, ma il percorso è ancora lungo. La discesa, il ghiacciaio del Felix è ancora salita. C'è il Castro con i suoi 4.220 metri. E per chi non ha ambizioni di vittoria, un panorama da togliere il fiato o quel poco che rimane. Il grosso della fatica è fatto. Bisogna raggiungere il Colle Breithorn, quindi il Plateau Rosà, per poi finalmente arrivare a Cervinia. Grande, grande, dai! Dai, ragazzi, dai, dai, ragazzi, dai! Giri il Mezzalama non tradisce. Da molti è definito ancora più tecnico, di sicuro per tutti entusiasmante. Le aspettative non vengono tradite. L'inversione di percorso ha regalato nuovi stimoli e nuove emozioni ad atleti, ad organizzazione e all'intera valle. Di sicuro un Mezzalama diverso, ma per un vero sconvolgimento bisogna attendere altri 4 anni. Il Mezzalama non è facile e non è scontato per nessuno. Men che meno per chi deve prendere decisioni importanti e in breve tempo. Quando gli atleti partono, gran parte delle decisioni erano già state prese. Una bufera di neve con raffiche di vento oltre 100 km orari costringono l'organizzazione a una variazione del percorso. Sia il Castore che l'Iskam sono impraticabili. La gara si corre tutta sotto i 4.000 metri, ma non per questo meno dura. L'itinerario rimane invariato fino al passo di Verra, per poi scendere ai piani di Verra. Con un po' di fiato nei polmoni, gli atleti devono risalire fino al rifugio Quintino Sella, per poi scendere nuovamente fino alla sorgente dell'Iss. Poi un'ultima salita al Colle della Salza. Alla fine della gara i metri di dislivello positivo saranno più di 3.400. Solo la discesa fino a Gressoneil e a Trinité separa gli atleti dal traguardo. Mai come in questo caso le immagini parlano da sole. Per alcuni sono eroi, per altri superatleti. Quando arrivano al traguardo sono stanchi e distrutti. Qualcuno si lascia andare alle lacrime, ma tutti, passata la fatica, pensano già alla prossima edizione. È una sfida con se stessi, è una sfida condivisa. Si corre in tre, ma bisogna essere uno solo. Ci vuole fiducia, complicità e la stessa voglia di arrivare in fondo. Per alcuni la fame di vittoria, per molti la voglia di dire «io c'ero».
Il mezzalama dà e allo stesso tempo toglie. Lo si ama o lo si odia, ma chi ha avuto la forza di arrivare fino in fondo, il più delle volte torna. E noi saremo sempre lì, ad aspettarvi.